Lauro Orto, Panthers Roseto, che ufficializzano il cambio di allenatore, va via William Orlando dopo la sconfitta, la brutta sconfitta di sabato scorso sul campo dell'Esquilino. Rome arriva, Iris Ferrazzoli già era in pianta stabile nell'organigramma delle Panthers Roseto e da oggi è il nuovo allenatore delle Panthers. Sì, c'è stato un cambio alla guida e purtroppo le cose con William non sono andate benissimo. Ci dispiace tantissimo per questa cosa, anzi ne approfitto per ringraziare il coach. Un cambio doveroso in questo momento, visto le ultime prestazioni che ci hanno portato a prendere questa decisione di comune accordo con l'allenatore. Da sabato possiamo dire che inizia una nuova stagione per le Panthers. Saranno tre sfide importanti per il passaggio del turno. Arriverà San Raffaele Roma, poi trasferta sul campo del Basket Roma e in ultimo gara casalinga con la Stella Azzurra. Ci siamo messi in una situazione delicata, è inutile nasconderlo, la partita di sabato sa già tanto di dentro o fuori, dobbiamo ribaltare il meno 3 dell'andata, affrontiamo una squadra che ha carattere da vendere e non possiamo assolutamente permetterci di perdere questi 2 punti che per il nostro proseguo diventano preziosi. L'obiettivo rimane quello del passaggio del turno e poi ovviamente il grande sogno del salto in A2. Assolutamente sì, l'obiettivo non cambia, è per questo che la società in questo momento si è riunita ancora più di prima per prendere questa decisione non facile, ma noi abbiamo un obiettivo che siamo doverosi a raggiungerlo perché per la città, per questa società e soprattutto per noi che ci siamo fatti un grande mazzo, scusate il termine, da settembre ad oggi e non possiamo permetterci di buttare all'aria una stagione, per cui sì, l'obiettivo rimane quello confermato. Adesso ci aspettiamo una grande reazione da parte della squadra e a partire da questo sabato lotteremo fino alla fine per portare a casa l'obiettivo. Intanto adesso cerchiamo di entrare nelle prime quattro, poi abbiamo un po' più tempo per lavorarci e organizzare la seconda fase.